Buongiorno a tutti. Controlliamo l'audio, mettetemi 10 se riuscite a sentirmi bene. Ok, grazie. Di nuovo saluto tutti. Benvenuti qua al nostro webinar. Saluto tutti. Sono felice di vedervi tutti. Oggi avremo un webinar interessante. Durerà circa un'ora, quindi dobbiamo essere attenti e fare tutto velocemente. Adesso mi presento chi sono, perché invitiamo le persone qua ai nostri incontri. Fate la foto di questa slide e andiamo avanti. Parleremo delle notizie di FinTech STO. Mettetemi sempre da 1 a 10 quanto secondo voi siete aggiornati relativamente a STO FinTech. 10, capisco bene cosa sta succedendo. 1, non capisco assolutamente nulla. È ottimo. E i moderatori adesso vi invieranno il link per la registrazione di altri webinar. Le persone che non sanno cosa sta succedendo riescono ad ascoltare la registrazione dei webinar precedenti in modo da non ripetere oggi le stesse cose, e oggi parleremo della roadmap. Adesso di nuovo mettetemi da 1 a 10 cosa voi conoscete relativamente a Soulbound. Ascoltate adesso attentamente tutte le notizie dai nostri partner, dai nostri amici. Ascoltate anche attentamente Generos. E parleremo della nostra roadmap e dell'espansione di Solbee. Qua noi vi rappresentiamo il portafoglio globale Wolt Crew e l'ultima parte relativa a FinTech. Global Unit Pay, Blockchain, Quantum e ND. Quindi, che cos'è? È una parte dei nostri asset il portafoglio è stato creato nel 2014 e sviluppavamo tutti questi progetti in tutti questi anni, e alcuni progetti ora sono nella fase dello sviluppo abbastanza avanzato. Quindi, cos'è Unitex? Unitex è l'exchange su cui sono 130.000 utenti registrati, ha la licenza estone, UgPay ha 40.000 utenti, e il sistema di pagamento. E stiamo parlando del fornitore dei servizi finanziari all'azienda registrata in Europa e in Svizzera. Lavora più di 3 anni sul mercato e viene regolata da FINMA. Blockchain Crypto Unit oggi ha 22.000 portafogli, mi sembra. NDE è la nuova evoluzione digitale, e l'azienda, come ben saprete, che
che dà le alternative alle garanzie bancarie, e tra poco lo sentirete. Quindi, quale azienda abbiamo scelto per questo token particolare? Unidex, Global Unit Pay, FNT, NDE, CryptoNet Blockchain, eccetera. Voi potete acquistare su CoinSet i token FNT che ora si vendono e si trovano sulla tappa delle vendite preliminari. Questo è il token che vi servirà nel prossimo futuro per ricevere la possibilità di servizi finanziari. Questo sarà un token liquidabile che sarà quotato nell'exchange e questo token servirà anche ad altri clienti, business ed affari. STO FinTech fa parte del 20% del portafoglio globale di investimento World Crew. Quindi, cosa proponiamo noi in questo momento? Onidex e Global Unit Pay. Chi conosce il grande, cioè l'otto grande, no, il quattro grande, sono i grandi quattro dei revisori dei conti. Chi conosce queste aziende? Ecco, qualcuno mi sta scrivendo. Deloitte, Harpers and Coopers, no, BlackRock no. BMG, ok, bravissimi. Ok, se parliamo di Crow International fa parte di grandi otto, di top otto di revisori dei conti mondiali. Adesso vi spieghiamo perché vi serve SolveB, poi la seconda parte del nostro progetto è NDE e FNT. Noi ora stiamo lavorando per le compagnie di primo livello, Unitex e Coop. E dopo diamo la documentazione per la valutazione da Crown di tutti gli altri asset dell'azienda. Tutte queste aziende saranno valutate, anche NDE e FNT. La valutazione è programmata per il terzo trimestre di quest'anno, dopodiché saranno aggiunti nel portafoglio e il prezzo di security token, quando sarà finita la valutazione, crescerà senza dubbio. Questo significherà che il prezzo che voi vedrete sulla piattaforma DS Dashboard, la piattaforma Stobox, cambierà. Cambierà quando gli asset delle altre aziende aggiunte saranno considerate per il portafoglio di FinTech STO. Le compagnie di terzo livello e blockchain, crypto unit e altri progetti legati al settore FinTech. I miei FNT, NFT di Uomo Drago, si trovano già su questa piattaforma. Quindi questa piattaforma sarà compatibile con la collocazione di NFT e loro vedranno questi token sulla blockchain. Quindi
Tutti gli altri progetti faranno parte della terza categoria delle aziende da aggiungere nel FinTech STO. Questa è la roadmap panoramica del nostro STO token, quindi questa è la nostra guida che noi seguiremo. Cos'è stato annunciato? Chi mi può dire? No. In quale trimestre noi abbiamo annunciato che Security Token sarà sul mercato? Secondo me, noi stiamo seguendo questa roadmap per FinTech STO? Se sì, mettetemi per favore il fuoco, questo emoji di fuoco, se siete d'accordo con me che questa roadmap noi la stiamo seguendo. Quindi la fase di esaminazione e di analisi l'abbiamo già finito, la fase di ricerca. Ora noi stiamo facendo la distribuzione della piattaforma STO. Abbiamo studiato anche il quadro legale per STO e i nostri colleghi di CoinSet hanno detto che ormai tante persone, circa 10.000, hanno creato il proprio token Soulbound ID. Quindi fino alla fine del mese voi avete la possibilità di acquistare SoulB con il miglior prezzo. Quindi adesso noi programmiamo entrare sul mercato globale per il quarto trimestre di quest'anno. Noi pensiamo di uscire su DEX. Spero che vi siano piaciute queste notizie. E allora cosa bisogna fare per poter partecipare in questo progetto? Tutto ciò di cui avete bisogno. E passare nel Crypto Unit CC, la Crypto Unit CC sarebbe in italiano. Inserire la vostra seed phrase. Se voi non conoscete cosa sia Crypto Unit CC, per favore, studiate cosa sia, perché noi abbiamo bisogno di questa blockchain e qual è il legame tra la blockchain e l'azienda. CryptoUnit.cc. Quindi il vostro login e l'indirizzo del vostro portafoglio cripto e la vostra seed phrase è la frase di 12 parole. Quindi dopo dovreste inserire il codice PIN a 6 cifre e quando entrate su questa dashboard voi vedrete la possibilità della verifica di email. Quando voi cliccate sulla verifica di email, voi dovreste inserire la stessa email che voi utilizzate nel vostro back office. Quindi l'indirizzo della posta elettronica deve coincidere all'indirizzo che avete utilizzato anche nella Soulbound. Quindi nella Stobox dovreste inserire la stessa email. Ricordatevi per favore, deve coincidere questa email. Caplocks sono importanti, quindi ho avuto la situazione poco fa quando automaticamente Google, ad esempio, utilizza diciamo, la password senza Caplocks. E quindi la sincronizzazione non è andata a buon punto. Quindi ricordatevi per favore. Se ci sono caplocks, voi assolutamente dovreste cliccare su caplocks e mettere le lettere grandi per entrare, per avere la possibilità di inserire bene, inserire correttamente la vostra password. Dopodiché voi dovreste tornare sulla piattaforma CC e inserire il codice nel campo, necessario. Avverrà la sincronizzazione.
E perché noi lo stiamo facendo? L'ho già spiegato più volte. Blockchain Crypto Unit è una piattaforma anonima. Tutto ciò che avete nel wallet Crypto Unit, nessuno sa a chi appartengono questi portafogli, eccetera. Però se vorreste far parte della comunità di STO Token, dovreste assolutamente registrarvi e passare anche la prassi contro il riciclaggio del denaro. Siate responsabili e per favore ricordatevi che la verifica è importante. Noi utilizziamo il servizio di Samsab. Questo è il fornitore del servizio della verifica e quindi se voi in qualche maniera caricate i documenti non validi o caricate i documenti non scansionati bene, il verificatore ha la possibilità di rinunciare alla vostra documentazione, rifiutare la vostra verifica e dopo questo sarà difficile da correggere in qualche maniera. Quindi, quando tutta la nostra comunità passerà su CoinSet, o almeno la maggior parte della comunità passerà su CoinSet, tramite Soulbound ID sarà distribuito circa 1 miliardo di token fintech tra tutti gli utenti registrati, circa il 20% della quantità totale. Vi rimangono tutti i vostri crew e world crew, questo non viene toccato, ma ricevete i token in più, i token supplementari in più, perché noi passiamo nella fase legale in base a tutte le richieste dei regolatori. Adesso ve lo faccio vedere, entrate sulla piattaforma di Stovox, di Dashboard, voi collegate il portafoglio MetaMask. Sarà necessario, dovreste inserire la vostra posta elettronica, quindi stiate attenti per fare tutto in modo giusto e corretto. E dopodiché, alla fine di giugno, tramite airdrop, sarà effettuata la distribuzione di FinTech STO Token. Quindi per favore stiate attenti e questo vi darà la possibilità di diventare i proprietari di FinTech Security Token. Ancora di più vi racconteranno adesso i miei amici Jim e Ross, sono cofondatori e direttore generale di Stovox. Ross, ti vedo già, dove sta Jim? Ecco, anche Jim è qua. Ottimo, andiamo avanti e vi passo la parola. E raccontateci cosa avete fatto nell'ultimo periodo, così i partecipanti di DaySwap possono in qualche maniera avere qualche notizia positiva. Ok, Gina, sei qua? Sì, eccomi qua. Ottimo. Finalmente ci vediamo anche. Buongiorno a tutti. Ciao Gin. Buongiorno a tutti. Buonasera. Non è uno degli ultimi passi, però abbiamo fatto il percorso molto lungo e aspettiamo con impazienza il prossimo mese. Dobbiamo fare tanto lavoro prima di avviare DEX, ma siamo felici di essere in mezzo a questo processo. Ok, vi presento anche Rossemma. Grazie Jim, grazie Armand. Grazie per avermi invitato qua. Qua possiamo condividere le ultime notizie di Solvang STO. Solvang
Sono felice che noi stiamo andando avanti passo per passo. Per noi sono importanti questi passi e dobbiamo seguire il percorso della nostra roadmap. Avrete la possibilità di avere le ultime notizie dal momento del webinar precedente. E riuscirete a capire anche perché è l'ultima possibilità di partecipare in questo progetto, perché adesso il secondo round delle vendite preliminari sta finendo. Io mi chiamo Roshan, sono anche direttore operativo dell'azienda Gendev. CEO della nostra società, abbiamo fatto forse 20 webinar e la maggior parte della vostra comunità ci conosce già senza dubbio. Nella Stobox noi stiamo creando la nostra ecosistema per i security token e non è solo il concetto, è un progetto che potreste già toccare, Stobox DS Dashboard. Sarà utilizzato per token fintech e gli investitori ci si possono registrare, verificarsi e possono partecipare nell'emissione di token. Quindi questa è la nostra piattaforma per migliorare e ottimizzare tutte le operazioni con STO token. Il secondo prodotto del nostro ecosistema è Stobox DSwap. Questa è la piattaforma per il trading di security token. Quando la vendita preliminare primaria sarà finita, questi token saranno posizionati su questa piattaforma secondaria e gli investitori potranno vendere i suoi token oppure acquistare i token in più sul mercato, diciamo, aperto. Questo è stato il primo caso nel mondo quando abbiamo utilizzato la piattaforma decentralizzata di Uniswap per lavorare con token su Binance Smart Chain. Questa è la possibilità della vendita secondaria aperta di security token. Poi un altro progetto che è stato avviato dal palcoscenico di Vietnam e Solvent Identificatore. Quando voi fate la verifica e dopo ricevete identificatore e potreste partecipare nella STO, anche nella STO Fintech, e lo fate nell'ambiente del tutto regolare e legale. Poi un'altra cosa che facciamo anche è protocollo progressivo, sono smart contratti per automatizzare la conformità ai requisiti normativi e alla legislazione di più paesi. Quindi nel nostro ecosistema non sarà possibile di fare le azioni illegali. Noi abbiamo lavorato gli ultimi 8-5 anni proprio nel settore di security token. E noi prima realizziamo i progetti e dopo ne parliamo. E questo è il nostro modo di fare. Quindi grazie Ros per il tuo commento. È molto importante capire la differenza tra i soliti crypto token, utility token che vengono inviati tra un portafoglio e l'altro e security token. Security token sono titoli di valore che sono regolarizzati, non possono essere inviati da qua a là senza essere sottoposti al regolamento. E io non sto parlando soltanto dell'emissione dei titoli, ci vuole tutto un ecosistema per poterci lavorare. E noi non stiamo parlando di un progetto, ma di tutto un ciclo di vita. E Solvent è solo il punto d'entrata, Solvent Identificatore è il vostro passaporto digitale, è il vostro biglietto
per poter entrare. Quindi, se voi volete partecipare nella diffusione di security token, voi dovreste farlo nell'ambiente regolarizzato grazie a Soulbound ID, identificatore Soulbound. Uno dei fattori chiave dei titoli a valore è proprio il trading, la possibilità di acquistare, vendere. Noi non vogliamo avere i token con cui non possiamo fare nulla. Noi dobbiamo avere il meccanismo di trading che ci dà la possibilità di poter lavorare con questi token, di poterli negoziare, commercializzare, eccetera. Le regole cambiano in continuazione, quindi noi abbiamo codificato, abbiamo programmato queste leggi e le abbiamo rappresentate nella veste di smart contratti, in modo tale che tutto l'ambiente sia corrispondente alla legislazione. E noi chiamiamo tutto questo l'ecosistema, quindi la piattaforma Solbee ha già la versione produttiva, già lavora. Soulbound ID sono stati annunciati dal palcoscenico di Vietnam, secondo me è stato un evento importante e in poche settimane voi vedete i risultati a cui siamo arrivati. Negli ultimi giorni noi abbiamo più di 3.000 verifiche effettuate. Quindi il 90% delle persone hanno potuto passare la fase della verifica e sono stati verificati, e noi parliamo di 80 paesi da tutto il mondo, quelli che hanno già ricevuto i propri identificatori Soulbound. E guardate, tutta la prassi occupa circa 5 minuti e abbiamo creato abbiamo creato già 1.000 proprietari di Soulbound ID. Noi stiamo parlando delle persone che possono in tutti gli effetti ormai partecipare in tutti i progetti STO, anche STO FinTech. Quindi quei utenti che hanno partecipato nell'acquisto di Soulbound Token, per favore, create il vostro Soulbound identificatore registrandovi e avrete bisogno Soulbound ID, perché soltanto le persone che avranno il vostro ID potranno partecipare nella distribuzione di token STO. Grazie, Ross. Voi lo conoscerete già. Ma adesso ve lo voglio anche annunciare. Noi abbiamo adesso, al momento attuale, abbiamo 1.250 utenti che hanno Soulbound ID, quindi ogni ora si aggiungono gli utenti e abbiamo lavorato questo prodotto in meno di 3 mesi. Non vorrei adesso vantare, ma secondo me è veramente importante che ora stiamo lavorando in tutti gli effetti. Cosa significano gli identificatori per tutti noi? Non è solo l'entrata nell'ecosistema, è la possibilità di utilizzare questo servizio. Voi potreste avere l'accesso non soltanto a STO FinTech, ma anche a tutte le altre aziende che faranno il loro STO nell'ambito del nostro ambiente, sulla nostra piattaforma. Forse non vorreste partecipare nella FinTech STO, far parte di qualche altro progetto. Benvenuti, ci sono già le aziende sulla piattaforma che sono pronti a partecipare insieme a voi, quindi ci sono le persone che parteciperanno. Questi 1.250
persone per il momento hanno già tutti i diritti per la distribuzione di FinTech Security Token. Quando tutti i token saranno distribuiti, noi apriremo la piattaforma per il trading e sarà possibile in qualche maniera lavorare con i token stessi. Guardate, noi adesso in diretta vediamo già 1.400 persone che hanno ricevuto Solvent ID, quindi ogni minuto qualcosa cambia e la quantità delle persone sta crescendo notevolmente, quindi per noi sono i dati e le velocità ottime. Quindi noi stiamo parlando soltanto di una blockchain, di blockchain Binance, dove noi abbiamo STO FinTech e noi abbiamo i progetti su Ethereum. Abbiamo iniziato a lavorare con un cliente Candela, questo è il progetto di immobile del Messico, quindi uno dei nostri legali è stato coinvolto in questo progetto, è andato direttamente là, quindi loro utilizzeranno Polygon, blockchain, qua noi utilizziamo Binance, quindi noi abbiamo più possibilità che sono tutti nella DNA della nostra tecnologia. Noi abbiamo Binance e tra 2 settimane lavorerà appunto Polygon, poi Ethereum, eccetera. Quindi le soluzioni ci sono numerose. Jim ha raccontato già dei vantaggi che voi avrete grazie all'identificatore Soulbound. Voi avrete l'accesso all'ecosistema di risorse digitali Stobox. Una volta passata la verifica, voi avrete il diritto di accesso a tutte le aziende che fanno parte della piattaforma. Avrete accesso singolo ai vari accesso unico ai vari token di sicurezza, tra cui FinTech Portafolio STO, e parliamo di 60 clienti che hanno già realizzato, stanno per realizzare il loro security token offering, quindi l'offerta di security token. In più avrete l'accesso a tutti i prodotti CoinSet Web3 e quando noi avremo sempre più fornitori, voi potreste entrare con il vostro identificatore, come adesso state facendo ad esempio con Google. Quindi questo è il vostro portafoglio digitale e lo potete utilizzare per la digitalizzazione in più parti della vita, come medicina, come formazione, eccetera. Avrete anche accesso legalmente conforme alle applicazioni DeFi che supporteranno la soluzione Solvent ID. Quindi l'accesso a tutti i nostri partner, anche a tutti i partner della CoinSet. Sì, e ecco, ho scritto anche nella chat che c'è anche il nostro libro bianco aggiornato, quindi se a voi non bastano queste informazioni che vi stiamo dando qua, per favore, studiate la nostra white paper, il nostro libro bianco. E là potete studiare in dettaglio chi siamo, quale tecnologia utilizziamo, dove stiamo andando, chi sono i nostri clienti, eccetera. Studiate per favore appunto questo libro bianco di Stobox e non soltanto le informazioni di Google. Adesso potreste scansionare questo codice QR e entrare nel sistema Solvent IT, avendo partecipato nel primo round, proprio ora,
Voi avete la possibilità di entrare sulla nostra piattaforma, registrarvi e creare il vostro identificatore Solvent, legare il vostro wallet e avere l'accesso a tutto l'ecosistema. E in questo momento, dopo averlo fatto, avete subito l'accesso alla distribuzione di FinTech STO. Quindi registrati con la stessa email del tuo account in CoinSet. Punto numero due, entrare nel back office di Solvent ID, selezionare, passare alla fase della verifica, superare la fase di identificazione della verifica, collegare il vostro portafoglio e dopo che la vostra identità è stata verificata, puoi coniare il vostro identificatore Solvent. In questa maniera tu entri in tutti gli effetti nell'ecosistema Stovox. Guardate, forse siete i principianti di Web3, qualcuno di voi ha letto come funziona, ma ora voi lo state toccando tutto con le vostre mani, voi state toccando nelle vostre mani il progetto nuovo e nel futuro vi darà molto valore aggiunto perché nel prossimo futuro voi potete entrare su Market Cap in maniera diciamo cosciente e lavorare sulle varie piattaforme in maniera, diciamo, del tutto consapevole. Quindi per noi è anche una missione e l'argomento nuovo. Voi potreste prendere il tempo che vi serve, studiate le informazioni, ma quando voi riuscite a capire tutti questi processi, vi si apre un mondo nuovo. E anche lasciando il progetto un giorno avrete comunque le notizie per tutta la vita e le conoscenze che vi daranno tanti vantaggi nella vita. Questa è la nostra visione di essere completamente Web3. Perché? Perché noi crediamo nel fatto che ogni persona ha responsabilità per il proprio denaro. Quando voi collocate il vostro denaro sugli exchange centralizzati, voi conoscete cosa può succedere, come ad esempio il caso di FTX. Quindi noi come azienda non prendiamo nemmeno un centesimo del denaro dei nostri clienti. Quindi i clienti hanno le loro chiavi private per i propri portafogli. Voi potreste installare MetaMask e potete utilizzare MetaMask per tutto il Web3, non soltanto per Solvent ID. Quindi noi diamo la possibilità di avere Solvent ID, scaricare MetaMask e fare questa tappa per la prima volta, ma una tappa veramente importante per tutta la vostra vita futura. Quindi adesso vorrei ricordarvi che noi abbiamo il modello a doppio token, noi abbiamo il token utility, Solvent, voi lo potete trovare ora su CoinSet e adesso c'è il secondo round delle vendite private e tra poco noi avremo il nostro security token, SOLX, e le persone che hanno acquistato Solvent potranno fare la conversione nel futuro e diventare anche i nostri azionisti. Aspetta Rosso un secondo, vorrei raccontare un'altra cosa ancora. Ok, quali sono i diritti per security token? È una parte del business. Ora vi sto dando un po' di informazione. Vi sto spiegando come funzionano le cose, ma spero che tanti di voi già lo capiscano. Quindi i security token vi danno la possibilità di
partecipare nella distribuzione dei profitti. Ad esempio, SoftBank ha i profitti dopo il pagamento delle tasse, l'azienda, a parte i dividendi, può prendere una parte dei profitti, tokenizzarla e dire il 20% di tutti i profitti sarà distribuito tra i possessori di security token. Anzi, i possessori dei token capiranno che qualsiasi cosa succederà, loro avranno il diritto per una parte dei profitti. Noi adesso non sappiamo se saranno soltanto i dividendi o partecipazione nei profitti. Ancora non abbiamo deciso come sarà distribuito tutto, però Security Token danno la possibilità proprio per questo. Quindi noi abbiamo finito la prima fase delle vendite private e adesso noi abbiamo la seconda fase delle vendite private e finirà tra 2 settimane circa. Tra 2 settimane non ci sarà più la possibilità di acquistare Soulbound Token su CoinSet. Questa possibilità di acquisto sarà chiusa, quindi noi lo chiamiamo appunto l'ultima chance di partecipare nel progetto, l'ultima opportunità di partecipare nel progetto. E il nostro obiettivo è assolutamente seguire il piano che abbiamo previsto prima. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per i nostri investitori e appena finirà la seconda fase delle vendite private, alla fine di maggio, noi iniziamo le vendite pubbliche. E ovviamente il prezzo sarà ben diverso, ma anche le condizioni saranno ben diverse, perché le vendite pubbliche è assolutamente diverso dalle vendite private. Funziona sempre così perché la round pubblico, le vendite pubbliche sono indirizzate per tutti e sono accessibili per tutti. Adesso abbiamo la seconda fase delle vendite private e le condizioni sono, diciamo, molto convenienti. Ecco, immaginatevi che il collocamento su DEX e la round di vendite pubbliche è il primo passo per uscire sul mercato esterno e le persone possono vendere e acquistare i token in maniera libera e il mercato del tutto libero è aperto. Quindi ragazzi che hanno acquistato durante la prima fase, durante la prima fase dovranno aspettare 12 mesi e quelle che hanno acquistato nella seconda fase delle vendite private, loro hanno ricevuto i token con un buon prezzo e i loro token saranno sbloccati per la fine di settembre, perché quelli che hanno acquistato alla fase 1 delle vendite private devono aspettare 12 mesi per poterle utilizzare e quelle che li hanno acquistati nella seconda fase devono aspettare 6 mesi. Questa possibilità voi avete per altre 2 settimane e dopo non sarà possibile ritornare nella fase delle vendite private e non sarà possibile fare altri sconti per i token, ma poi per noi non c'è senso di fare gli sconti perché noi abbiamo un prodotto straordinario, abbiamo le dinamiche perfette, quindi le persone che non faranno in tempo di acquistare adesso, dopo lo andranno ad acquistare sulla piattaforma decentralizzata durante le vendite pubbliche. Ok, quindi questa è l'ultima possibilità.
E voi potete ricevere utility token soulbound tramite CoinSet. Ci sarà il prezzo migliore e le condizioni migliori anche per lo sblocco. Potete utilizzare tutti anche i vantaggi di MLC, perché quando saranno sospese le vendite private, dopo non ci sarà più la possibilità di bonus MLC, e dal momento delle vendite pubbliche, dopo non sarà possibile tornare indietro, ovviamente, perché se voi volete entrare adesso è un'ottima possibilità. E le persone che hanno acquistato utility token soulbound possono registrarsi, possono verificarsi e possono avere il proprio Soulbound ID avendo l'accesso al portafoglio FinTech. Poi l'ultimo vantaggio è la nostra proposta limitata. Tutte le persone che acquisteranno token Soulbound dalla data di oggi fino al 31 maggio, se acquisteranno i pacchetti da $100 in su, avranno identificatore gratuito, quindi noi come azienda paghiamo il vostro identificatore. Quindi il budget, cioè la quantità dei vostri utility token non cambia. Quindi questa azione è disponibile fino alla fine di maggio. Ok, scusate, adesso vi ripeto alcune cose. Quindi c'è adesso offerta limitata. Noi abbiamo già 1.400 persone che hanno ricevuto Soulbound ID. È fantastico, ma abbiamo decine di mila di persone che vorrebbero partecipare in STO FinTech, nella distribuzione gratuita airdrop dei token. Quindi decine di mila di persone dovranno avere l'accesso, oppure vorranno avere l'accesso a airdrop. E per il momento noi abbiamo 1.500 persone, quindi se voi volete partecipare nella STO FinTech, voi dovreste acquistare Soulbound Token per ricevere il vostro ID. E tutti gli utenti che acquisteranno Utility Token Soulbound dal 18 maggio al 31 maggio con pacchetti da $100 riceveranno Soulbound ID gratis. Quindi questo sarà il nostro regalo. Adesso vi presentiamo le vendite e i pacchetti della fase 2. Qua ci sono i vari prezzi da $10 a $100, quindi più è alto il vostro, cioè più è grande il vostro pacchetto, più token voi ricevete e meno è il prezzo per ogni token. Quindi vedete il prezzo di token è più basso nel pacchetto di 15.000. Quindi queste sono le possibilità delle condizioni più vantaggiose. Noi stiamo costruendo la prima comunità simile e noi continueremo questa attività. Noi faremo airdrop grazie a Magic Box anche. Noi lavoreremo anche con l'NFT. Vogliamo che le nostre attività siano interessanti, siano formative, ma anche redditizie. Acquistando i token, voi avete la possibilità di partecipare in un'estrazione, ad esempio, aprite Magic Box, là ci sono altri token per $500, eccetera. Quindi in questa maniera noi guadagniamo giocando e in più voi
ricevete anche la parte didattica. Quindi noi cerchiamo di creare questa comunità interessante e unita. Ok, hai ragione al 100%. Cambiamo la slide. Ok, mi piace Ross. Ross parla delle cifre, io parlo in generale. Ok, questa è la roadmap Solvent ID, noi non l'abbiamo mai cambiato dal momento dell'elaborazione. Come ha detto Armand e Mila, a giugno, durante l'ultimo webinar, noi invieremo il CTO del portafoglio FinTech. E adesso noi ci stiamo preparando secondo i termini, nell'ambito dei termini che sono stati sempre annunciati durante i nostri webinar. A luglio sarà lanciata l'offerta di token di sicurezza ai mercati pubblici. Dopodiché passeremo alla seconda parte di Solvent ID. Sono Solvent ID per le persone giuridiche, per le aziende. Ora voi vedete Solvent ID soltanto per le persone fisiche, ma dopo questa possibilità sarà anche per le persone fisiche. Poi aggiungeremo anche altri tipi di altri tipi di blockchain. Noi miglioreremo sicuramente anche il servizio e aggiungiamo i componenti. Aggiungiamo i componenti nuovi nei nostri servizi, quindi ora siamo focalizzati sul lancio del portafoglio FinTech STO. Aggiungerei nuove blockchain. Integrare la logica di Solvent ID in tutti i nostri prodotti, protocollo progressivo, eccetera. E in questa maniera le persone possono avere l'accesso a tutto il nostro sistema. Se voi fate lo trading, riuscite a capire con facilità di cosa sto parlando. Il costo dell'avvio di token su DEX sarà 2,5 centesimi. Quelli che hanno acquistato token nel primo round, il prezzo di token per alcuni pacchetti era meno di 1 centesimo. Quindi a luglio automaticamente, no, non proprio a luglio perché avranno ancora il blocco e il congelamento dei token, ma nel trading c'è questo concetto della pressione delle vendite. Se le vendite si aprono con il prezzo 2,5 centesimi, nessuno vorrà a vendere con il prezzo più basso. Perché ovviamente nessuno vorrà rinunciare ai propri profitti. Noi faremo di tutto per far aumentare il prezzo e non scendere. E l'unica pressione che sarà effettuata sarà la pressione da parte delle persone che hanno acquistato questi token su Exchange, perché quelle che andranno ad acquistarle su Exchange le acquisteranno con il prezzo 2,5 centesimi. Appena si sbloccano i token, voi li potete vendere tranquillamente. Noi conosciamo come lavora la tokenomica, noi stimoliamo la comunità, soprattutto per i primi acquirenti che noi abbiamo, in modo tale da farli diventare la parte della nostra azienda. E noi facciamo di tutto in modo tale che
Soulbound token cresca solamente. Ok, Ross, il nostro compito per il 2025 è avere 1 milione di utenti di identificatori soulbound. E noi passo dopo passo andiamo avanti. Quindi noi vi ringraziamo per la vostra attenzione, grazie mille per essere stati qua con voi. E noi abbiamo soltanto 2 settimane, entra a far parte del nostro ecosistema e contribuisce a plasmare il futuro della finanza. Grazie ragazzi. Ho però una piccola domanda. Perché solo MetaMask? Perché non date la possibilità di collegare anche altri portafogli, altri wallet? Sì, sarà data anche questa possibilità, ma considerando i termini così ristretti, il nostro obiettivo era quello di dare il prodotto pronto per l'utilizzo e quindi qualcosa dobbiamo sacrificare. Nel prossimo futuro noi collegheremo anche altri portafogli, ma noi abbiamo visto che adesso il prodotto è funzionale e piano piano aggiungeremo altre possibilità e certo la connessione dei wallet, Wallet Connect sarà aggiunto. Ledger non lo so perché state seguendo le notizie, se state seguendo le notizie avete visto che Ledger adesso non va benissimo. Noi abbiamo il supporto alla tecnologia Ledger, non siamo i partner, ma le conosciamo abbastanza. E loro danno le vostre chiavi private alle terze parti, quindi non vorrei collaborare con loro. Ok, ma noi sicuramente colleghiamo anche altri wallet, su dashboard, SoulBank.it, eccetera. Ok ragazzi, vi ringrazio per il vostro tempo, grazie mille per essere stati qua con noi, vi ringrazio anche per la vostra precisione, vi ringrazio tutta la vostra squadra per il supporto e per il lavoro, per la collaborazione. Ok. Io adesso vorrei riassumere. Grazie mille a Rosengin. Ci vediamo sabato. Sabato noi abbiamo il seguente webinar. Sarà molto interessante. Ok, ancora non sappiamo l'orario, però ci vediamo. Ok, adesso vorrei riassumere tutto ciò che è stato detto. Ora vorrei ricollegare tutto e confezionare tutto. Noi ora siamo concentrati sulla realizzazione di security token. È la prima volta che sta uscendo security token che comprende più aziende. Noi, come vi ricordate, abbiamo non un'azienda nell'ambito del nostro security token, quindi per noi è un grande vantaggio perché abbiamo scelto FinTech, perché i servizi FinTech adesso sono veramente molto richiesti. Quando parliamo del sistema di pagamento, questo è la ponte tra fiat e criptovalute. Nel futuro le persone non ne potranno fare a meno dall'utilizzo di questi servizi, non avranno altra scelta. E noi proponiamo le soluzioni
Siamo su questo mercato da parecchio tempo. Se voi vedete FINMA SRO, voi vedete anche Global Unit Pay, la nostra società svizzera. Quindi, proprio per questo, noi abbiamo inserito Global Unit Pay tra le aziende di prima linea. Ma per realizzare la piattaforma di security token, questa è la risposta alla vostra domanda, perché tanti me l'hanno scritto. Voi non siete costretti di fare tutto ciò di cui abbiamo parlato, ma se voi volete avere security token che vi darà tutti i diritti locali di comproprietà, l'unica possibilità per poterlo fare è la piattaforma di Stobox. È come quando volete acquistare le azioni di qualsiasi azienda. In primis, voi dovreste presentare all'azienda di brokeraggio e all'exchange i vostri documenti e loro vi dicono sì o no. Se voi volete essere tra i primi, che avranno la possibilità di ricevere security token, avendo dopo la possibilità di venderli. E adesso le monete sono miliardi sul mercato, ma se volete essere tra quelli che acquisteranno asset reali, voi potete vendere anche ad altre persone i vostri security token. Ma tutti noi abbiamo bisogno di capire dove sta andando il mondo. BlackRock, l'azienda di finanziamento che ha trilioni di dollari, e il mercato di security token per 2030 costerà più di 160 milioni di dollari. Quindi se prendiamo un decimo del per cento sarà già una grande fetta di questa torta. 160 miliardi di dollari, scusate. Voi avete le persone che capiscono il valore di Stobox, se riuscite a capire per davvero il valore di tutto ciò che sta facendo Stobox? Io sto parlando ora delle prospettive per tanti anni in avanti. Voi ora siete veramente su una scatola d'oro, ma tanti di noi non possono utilizzarlo. Io vedo che vengono raccolti i fondi sulla piattaforma STO e ci sono tanti clienti che stanno arrivando, quindi io posso dire anche ad altri, c'è la piattaforma dove vengono distribuiti i progetti veramente interessanti. Quindi voi ora con il progetto MLC potete guadagnare dei bonus anche consegnando la piattaforma di STO Token. E sulla nostra sui back office CoinSet ora vengono venduti questi token. Gineross hanno spiegato che fino alla fine di maggio questi token Solvan saranno venduti soltanto su CoinSet. E volendo guadagnare domani, voi potete consigliare ad altre persone questo token e questa piattaforma. I ragazzi hanno detto che non possono prorogare il periodo delle vendite private, quindi la possibilità delle vendite private è aperta fino alla fine di maggio. Loro hanno già 9 aziende che utilizzano in pieno la loro piattaforma. Tutti loro avranno
Soulbound ID, quindi chi posizionerà sul mercato queste Soulbound ID saremo noi, i proprietari dei token congelati. Quindi potete essere tra i primi che ricevono questi token. E questo prezzo è molto più basso in paragone con il prezzo con cui sarà collocato sul mercato pubblico. CoinSet ora dà la possibilità di poter guadagnare grazie al nostro modello che fa parte di MLC e l'accesso ai vari progetti di valore significativi. Perché lo stiamo facendo? Appena realizziamo il prodotto di security token, dopodiché noi ci concentriamo sullo sviluppo dell'azienda. Ogni volta quando un'azienda o l'altra vorrà realizzare un contratto o attirare gli investitori o quando avremo i nuovi partner, il valore di security token crescerà. Un'altra cosa importante per la fine di giugno noi iniziamo ad agire nella posizione del forte nei confronti delle persone che facevano i ricatti, che ci davano tutte le colpe, e noi possiamo dimostrare a loro che noi abbiamo adesso tutte le conferme, tutta la legalità e tutti i diritti di proprietà registrati in tutti gli effetti. Quindi grazie a Soulbound e grazie a Security Token e partner di Stobox, noi avremo tutte le opportunità di agire in maniera legale e di poter anche guadagnare grazie al progetto MRC. Quindi ci sarà l'espansione e crescita della FinTech STO. E guardate, questo è il primo piccolo passo, ma sempre più aziende saranno aggiunte nel portafoglio e questo porterà alla crescita del token, e nel 2024, quando noi daremo la possibilità alle persone di passare da crew a world crew, le persone che per un motivo o per un altro non hanno fatto la conversione potranno partecipare nella nuova airdrop in aggiunta a tutto ciò che avrete in quel momento. Noi ora non stiamo cambiando Vault Crew nei token nuovi, no, niente, vi riprendiamo, ma gli asset che saranno spostati ci saranno le azioni dietro e le azioni saranno rappresentate da security token che saranno distribuiti tra tutti i proprietari di Vault Crew. Quindi cosa succederà con Crew? Anche Crew salirà di prezzo, perché le persone che capiscono il potenziale del mercato di security token acquisteranno tutti i crew, perché questo gli darà la possibilità di fare la conversione di crew in world crew e tramite questo avere i veri security token. Quindi spero che vi abbiamo descritto bene l'attività di Soulbound e una delle prime aziende che sta realizzando i progetti per identificatore digitale, e adesso 60 aziende stanno aspettando il loro turno per fare la securitizzazione dei propri asset. Quindi è fantastico che noi abbiamo trovato questa squadra
Lavoriamo con i professionisti del mercato di security token e della tokenizzazione in totale. Questa è un'enorme possibilità. Vorrei vedere le vostre emozioni nella chat. Guardate, io sono veramente appassionato a tutto ciò che sta succedendo e avete la possibilità per altre 2 settimane di acquistare soulbound token per le persone che nel futuro ne avranno bisogno per la vostra famiglia, per voi stessi. Quindi sabato vi diamo ancora più notizie e vi faccio una domanda. Volete conoscere qualcosa di più? Per il momento noi abbiamo FNT, questo è il nostro token di progetto fintech, e questo progetto fintech ha già il servizio di pagamento in Svizzera regolato da FINMA, sarà collocato sull'exchange tutti quelli che vorranno utilizzare l'exchange dovranno avere questo token e sarà disponibile per le persone che non possono partecipare nel processo che abbiamo adesso. Quindi la licenza di FinTech sta arrivando, la dobbiamo avere tra poco. Quindi il valore degli asset dell'azienda che ha la licenza in Svizzera, potete immaginare quanto potrà crescere. Ok, questo sabato, tra 2 giorni, dopodomani, noi avremo il webinar dove rappresentiamo i prossimi eventi e lo sviluppo su CoinSet. Noi vi proponiamo e vi presenteremo 2 progetti nuovi dove vi aggiorniamo su cosa succederà nel prossimo futuro e che impatto avrà sul security token. Ok, cambiamo la slide per favore. Ci sono 3 strategie tra cui scegliere le persone che sono in attesa. E vedete questa slide? In quale categoria ci siete voi? Ci sono quelli che dicono vediamo come va, lasciamo che gli altri facciano il lavoro. È una strategia passiva, mettetemi uno nella chat se fate parte di questa strategia. Non fa niente, avete tutti i diritti di far parte della prima strategia. Qualcuno può essere in mezzo, ma ci sono anche le persone attive. Loro possono dire, sì, ci sono le cose che capitano, c'è qualcosa che non va, ma devo fare qualcosa. La persona capisce. C'è qualche difficoltà, per ora non sono pronto del tutto, non ho tempo per fare tutti i controlli, quindi è una strategia di sopravvivenza. E poi ci sono le persone che agiscono, diciamo, prevedendo le cose. Scrivetemi almeno 2 nomi che fanno parte delle persone in attesa. Qualcuno ha scritto Armand? Vale, vi ringrazio. Qualcuno sta dicendo non sono tantissimi. Ok, non scrivete i nomi se sono i vostri conoscenti.
Se voi avete anche i partner attivi, scrivetemi anche questo. E fatemi sapere anche se conoscete le persone proattive, quelle che non stanno aspettando, non sanno aspettare, che non ricevono no come risposta, loro trovano sempre la soluzione, trovano sempre le risposte. Io vi ho chiesto di scrivere i nomi in modo tale da poter in qualche maniera cambiare la situazione. Quindi rimanete con noi, vi aspettano tante cose nuove, per favore telefonate, cercate di essere una persona proattiva, chiamate alle persone che conoscete, invitateli al webinar di sabato. Noi stiamo realizzando tantissime cose e noi, quando finiamo questo processo, andiamo alle vere compie e vi aspetto sabato per il nostro prossimo appuntamento. Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione. Scusate, abbiamo allungato un po', tutta l'informazione sarà pubblicata anche sui social. Per favore, vi invito anche nel nostro canale Telegram, là ci sono tutti i link, ci sono tutte le informazioni aggiornate. Ecco qua, adesso stanno mettendo anche i link per i nostri social. Ci sono anche le registrazioni dei webinar precedenti. Questo vi darà la possibilità di capire dove stiamo andando e ci vediamo sabato tra qualche giorno. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, ringrazio anche tutto il nostro personale tecnico. Grazie e alla prossima.